Il cannone nacque dall'esigenza del Regio Esercito di dotarsi di un pezzo d'artiglieria sia campale che in posizione fissa, che fosse efficace contro i bombardieri moderni che operavano con una quota maggiore rispetto alla gittata massima del vecchio pezzo da 75-46. Il Servizio Tecnico Armi e Munizioni incaricò lo studio dell'Allansaldo, che stava già lavorando proprio per un pezzo da 90 destinato alla Marina, dal quale partì per mettere a punto una versione terrestre. Il primo complesso, nella variante in posizione fissa, venne ultimato nel gennaio del 40 e dopo le prove di tiro a Nettuno nell'aprile seguente, l'esercito passò immediatamente una commessa. Le consegne dei pezzi in posizione fissa furono tutto sommato rapide, mentre per i pezzi campali vi furono dei ritardi a causa dei vari ripensamenti sul tipo di piattaforma da adottare, e quindi i primi affusti campali vennero consegnati solo nel dicembre del 42. Per ovviare a questo ritardo, l'esercito già nel 41 decise di installare i pezzi su pianali degli autocarri pesanti Lancia 3 RO e Breda 51 rinforzato, denominato poi Breda 52, per un utilizzo a fianco delle forze mobili e corazzate. A causa delle sue ottime caratteristiche e del drammatico bisogno di armi contraeree, venne data subito priorità di produzione a questo cannone rispetto ad altre artiglierie. Questo portò il 90-53 ad essere il pezzo prodotto in maggior numero dopo il 47-32. Se nel giugno del 40 non vi erano pezzi disponibili, nel settembre del 42 risultavano consegnati 304 pezzi in posizione fissa per la MACA, milizia artiglieria controaerei, e 52 per l'esercito, per poi avere una produzione finale di 1000 esemplari, di cui 120 autocannoni, 30 sul Lancia 3 RO e 90 su Breda 52 e 38 masse oscillanti per il semovente della 90-53. Durante la guerra si studiò un utilizzo del pezzo montato sul telaio blindato Breda 102, un Breda 51 modificato, e sul semicingolato Breda 61, ma rimasero rispettivamente allo stadio di prototipo e progetto. Ma ora passiamo alle caratteristiche del nostro pezzo da 90. La bocca da fuoco era realizzata in acciaio speciale, con otturatore a cuneo a scorrimento orizzontale, manovrabile sia manualmente che a mezzo di un congegno automatico che lo teneva aperto dopo l'estrazione del bossolo. L'anima era innestata a freddo, in modo da facilitare e velocizzare la sostituzione della canna in caso di usura. Nella versione campale, l'affusto era fissato su una piattaforma a crociera, che in posizione di fuoco permetteva all'affusto di poter ruotare di 360 gradi. In posizione di marcia, invece, i due bracci laterali venivano sollevati in posizione verticale, mentre in corrispondenza dell'asse principale venivano agganciati due carrelli a ruote gommate, in modo da ottenere una vettura a quattro ruote. Alla fine il traino veniva effettuato mediante una trattrice pesante Breda modello 32. Il cannone aveva vari tipi di munizionamento. Quello contraereo era composto dal proietto modello 36 e 36R con spoletta pirica, il proietto modello 41 con spoletta meccanica a tempo e quello modello IO40 o R40 con spoletta a percussione. Questo cannone era anche un'arma controcarro eccezionale, in grado di penetrare tutti i carri armati nemici, compresi i più pesanti. A questo scopo esisteva un proiettile perforante modello 43 a percussione che perforava 100 mm di corazza a 1000 metri, con un angolo di 60 gradi. Poi vi era anche un proiettile semiperforante, mentre per il ruolo antinave, quando utilizzato come batteria costiera, vi era uno specifico munizionamento. Non venne sviluppata una munizione a effetto pronto perché il cannone era già in grado di penetrare ogni veicolo nemico con i già citati tiri di granata. Al 90-53 vennero associate due centrali di tiro, la Gamma Modello 40 di fabbricazione ungherese e la BGS di fabbricazione italiana. Servita da 6 specialisti, era in grado di tracciare aeroplani che volavano fino a 12.000 metri e una velocità massima di 720 km orari. Attraverso il sistema Calzoni Galileo era in grado di regolare il puntamento e la spoletta delle granate. A partire dalla fine del 42, la centrale venne asservita al radiorilevatore radar Volpe di fabbricazione tedesca. Purtroppo il numero delle centrali di tiro fu sempre inferiore rispetto al bisogno e spesso le batterie si limitavano al fuoco di interdizione. Nella versione autocannone, la massa oscillante era incavalcata su un affusto a candeliere fissato su un pianale dell'autocarro, e durante il tiro l'autocarro veniva sollevato da terra mediante dei martinetti. Questa soluzione aveva sia pregi che difetti. Se da un lato vi era potenza e facilità di impiego, dall'altra vi era la deformazione del telaio alle sollecitazioni del tiro e la sagoma molto alta che rendeva molto visibile il veicolo. Il cannone vide il battesimo del fuoco nella versione autocannone in Africa del Nord, dove all'inizio del 42 il 501° gruppo su due batterie da 8 pezzi venne assegnato all'Ariete, mentre il 503° gruppo all'Alittorio, anche se poi assegnato all'Ariete.
In Tunisia venne inviato il 502° gruppo, in alcune fonti si dice sia il 504°, e assegnato alla divisione Centauro. In Sicilia, nel luglio del 43, opereranno gli autocannoni del 505° gruppo, che erano a disposizione della 6ª armata, mentre le batterie campali in posizione fissa difesero in modo eccelso la traversata dello stretto di Messina da parte delle truppe dell'AS alla fine della campagna siciliana. Alcuni pezzi campali in forza alla divisione Ariete 2 parteciparono ai combattimenti contro i tedeschi a Roma. Dopo l'armistizio, la Wehrmacht catturò decine di pezzi, denominandoli 9,0 cm Flak 41, e fece continuare la produzione nelle fabbriche del nord Italia fino ad avere nel dicembre del 44 ben 315 pezzi. Alcuni cannoni concessi dai tedeschi vennero dati in dotazione all'artiglieria contraerea della RSI, oppure armarono le difese costiere Liguria ed Istria. A sud, alcuni pezzi vennero inglobati nella Italy Air Defense Area. Dopo la guerra, il pezzo rimase in servizio fino alla fine degli anni 60. Ai cannoni venne aggiunto un freno di bocca, mentre la centrale di tiro BGS rimase attiva fino al 53, per poi essere sostituita dalla Contrives F90BT, istruita su licenza in Italia e radiata solo nel 70. Il cannone da 90-53 fu uno dei cannoni di maggior successo dell'esercito italiano, molto simile ai vari cannoni antiaerei di grosso calibro degli altri stati belligeranti. Il pezzo viene spesso messo in paragone al Flak 88, a cui era di poco superiore, ad eccezione della capacità anticarro, che erano migliori nel cannone tedesco. Grazie per la visione, vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirci anche sulla nostra pagina Instagram.